Sabato scorso c'è stato un evento importante, il Pride a Milano, che è diventata un po' la città simbolo per la conclusione di questo periodo dell'anno, giugno, altrimenti conosciuto come Month Pride, ovvero il mese del Pride. Yeah.
oggi un ragazzo e una ragazza. E ha coinvolto anche me. Io e lui siamo molto affini nella nostra voglia di scrutare, di porre domande e soprattutto nella nostra genuinità. E quindi abbiamo deciso di andare. Siamo arrivati a Milano verso le 16:35.
una festa in cui si riunissero persone che si identificassero nell'orientamento omosessuale o bisessuale o transgender, per semplificare. E invece no, non è così. Il Pride nasce come festa. E infatti mi ha ricordato un grande carnevale, senza la minima accezione negativa che ha questo termine. Andate a prendere in giro per esempio i carnevali di Rio, quelli di Viareggio, con tutto l'impegno che c'è dietro. E dove le persone celebrano se stesse e il loro modo di amare, dandogli uno spazio appunto espressivo, ma a supporto di quell'amore che vuole essere buono, libero. Tutti sono inclusi e infatti ho trovato tantissimi eterosessuali come me, alcune famiglie con i bambini. Si potrebbe pensare, ma è sicuro? Non ci sono casini, poi non ci sono attività moleste. Nei miei confronti non ce n'è stata neanche una, anzi, ho provato, siccome il mio intento era proprio osservativo, ad osservare, a guardarmi intorno, a guardare gli sguardi delle persone, ad ascoltare i commenti, e nei confronti degli altri, così come nei confronti di me stesso o del mio amico che era lì, non mi sono mai sentito molestato o deriso o preso in giro. Uno potrebbe essere preso in giro per come vestito, sia che abbia una camicia neutralissima e dei pantaloni lunghi, chinos, come ero vestito io, oppure vestito in maniera istrionica, arcobaleno o con dei drappi molto lunghi, dorati. Così come ci sono persone che prendono in giro chi si veste in quel modo su palco di Sanremo o al Pride, le stesse persone che si vestono in maniera istrionica potrebbero prendere in giro chi invece, come me, come il mio amico, si è vestito o ha scelto di vestirsi in maniera anche piuttosto anonima. E invece no, non è successo, non mi sono sentito giudicato neanche per un momento, non mi sono sentito al posto sbagliato, nel momento sbagliato, anzi ho pensato a tutte quelle volte che sentiamo parlare ragazze vittime di catcalling da parte di persone eterosessuali, ho ricordato tutte le volte che per il mio modo di fare, di agire, non mi sono sentito esattamente rappresentato dall'uomo virile. Per esempio, i tempi delle medie. E invece ho trovato molta sospensione del giudizio. Le persone erano lì per loro stesse, per gli altri, per la libertà di amare come si vuole amare. E mi è tornata in mente un'idea che ho avuto sin dalle medie, dalle superiori, quando io avevo 14-15 anni, non si parlava ancora in Italia di unioni civili. L'omosessualità non era sdoganata allo stesso modo in cui è sdoganata oggi, e anche oggi ci sarebbe da lavorare.
sputarci sopra. Eppure io non sono mai stato contro per la banalissima, banalissima idea che un ragazzo di 12 anni ha avuto un pomeriggio quando gli hanno chiesto: ma tu cosa ne pensi dei gay? Ovviamente quel ragazzo ero lì, ero io. E io, in maniera difensiva, ho risposto: a me piacciono le ragazze e mi piacciono davvero, davvero tanto. Non ho mai, fortunatamente, avuto dubbi a riguardo. Però, e poi io sono fortunato in quanto cisgender. Il mio orientamento sessuale corrisponde anche con l'identificazione che ho nella società, ovvero quella di uomo, etero. Però a quella frase, a me piacciono le ragazze, difensiva, ho aggiunto anche: però secondo me due che si amano non hanno mai fatto del male a nessuno. Chi se ne frega se sono un uomo o una donna, un uomo o un uomo, una donna o una donna. Lasciali amare. Ci sono le malattie sessualmente trasmissibili? Sì, come ci sono per gli etero. C'è più facilità, facciamo educazione, se proprio. Ma due persone che si vogliono bene, che si innamorano l'una dell'altra, si possono far male tra di loro? Purtroppo sì. Così come capita alle coppie eterosessuali monogame, può capitare alle coppie omosessuali monogame, poligame. Ci si può fare del male in quanto esseri umani, ma in quanto esseri umani, due esseri umani che si sono amati o che si amano, non causano chissà quali danni alla società. E credo che questa sia un'idea talmente semplice e radicale da essere praticamente impossibile da distruggere, da combattere, da eradicare. È praticamente invincibile. Anche le eccezioni sono eccezioni che confermano la regola, ed è di una semplicità assurda. E quindi ho sempre pensato: ma chi se ne frega? Cioè, a me piace Marianna, a me piace Crystal, a Marco, che è uno dei miei migliori amici, piace Alberto, e chi se ne frega? Inizialmente forse provavo anch'io disagio, ma ho capito che quel disagio era una costruzione culturale. Sono qui ad ammetterlo per far capire che tutti quanti noi possiamo essere cattivi e possiamo correggerci. È inevitabile sbagliare e quindi essere anche cattivi. Possiamo esserlo stati, non dobbiamo vergognarcene. Ecco, tutto questo mi ha fatto pensare il Pride. E a un certo punto c'era una vecchina sul balcone che è stata acclamata dal pubblico, una vecchina con suo marito, eppure c'è stato questa isteria, intesa in senso positivo, momentanea, collettiva, di folla, che ha iniziato, ci ha portato ad applaudire tutti, ad acclamare questa vecchina, e lei era felicissima. Si è sentita probabilmente protagonista e VIP per quei 2 minuti e mezzo. Un'altra delle cose che mi aspettavo e che tanti si aspettano è l'andare incontro allo scandalo, a una mise, ovvero un modo di vestire o di essere particolarmente scandaloso, non curato, non pudico. Quanto scandaloso. Vediamo sulle televisioni ogni giorno ragazze in bikini. Se a un certo punto ci fossero dei ragazzi in bikini, non vedo dove stia lo squilibrio che ci porterebbe a dire: mamma mia, che mancanza di pudore. A meno che lo si pensi per entrambe le figure.
autoironia da parte della persona e soprattutto anche il modo di vestire, il modo di essere, il modo di ballare in quel modo, ho proprio pensato, ma me in che modo aggredisce o mi dà fastidio, che danni mi reca? E la risposta è stata in nessun modo. C'era un ragazzo particolarmente magro che ballava come sono abituato a vedere ballare una cubista, una coniglietta di Playboy, però in quel momento probabilmente lui si sentiva benissimo così, senza vergogna di se stesso, del proprio fisico, del proprio modo di comportarsi, e quel comportamento che stava facendo non stava facendo del male a nessuno, quindi nulla, nulla di troppo scandalistico, scandaloso o eccessivo, a parte che la definizione di eccesso è soggettiva e variabile. Anche io trovo che alcune cose, non per forza di quell'ambiente, siano eccessive o estremizzate, ma finché rimane una cosa dell'individuo, un'espressione individuale, non imposta collettivamente a persone a cui magari invece farebbe del male o metterebbe disagio, non vedo che male ci fosse. E alla fine siamo arrivati al parco, abbiamo cenato con i miei amati Pao tutti insieme e ci sono state di nuovo, c'era un grande palco con Francesca Michielin, adoro, io amo Francesca, vorrei troppo uscirci insieme, magari anche qualcosa di più. Scusa sopra Francesca se dovessi vedere questo video, ma mi confesso, mi dichiaro, sei bellissima.
decisamente più lunga e una posizione nello scacchiere dei ruoli sociali normalizzata da secoli e secoli e secoli. Dall'altro, non c'è perché non ce la siamo inventata, anche perché forse non ne sentiamo il bisogno. Ma perché questa domanda, che importa se serve o non serve? Ci serve effettivamente andare a divertirci? Non ha un'utilità pratica come ce la potrebbe avere a comprare un cacciavite, ma lo facciamo. I balli nelle ritualità religiose, le canzoni, servono non direttamente. Eppure balliamo, cantiamo, festeggiamo.